Allora, motore da utilizzare il nostro televisore di Wired. Questo è un motore, un reostato, molto vecchio. Questo è uno dei miei cimeli ricavato da un raddrizzatore di una vecchia centrale telefonica, costruita dall'azienda per cui lavoravo, però molti anni prima. E abbiamo fatto alcune prove con la dinamo, abbiamo visto che funziona, però la dinamo, in realtà questo è un alternatore da bicicletta, abbiamo visto che funziona, scusate, abbiamo visto che funziona, però si surriscalda, e poi alla fin fine, facendo le dovute verifiche, non basta, non tira fuori 750 giri al minuto questo, perché il numero di poli non è giusto. E quindi questo lo devo lasciar perdere come esempio. Lo poggiamo qua, mettiamo là anche i pezzi e lo rimonteremo successivamente. Avevo fatto prima di, come esperimento, ho stampato un disco di Nipkow messo sul cartone e ho preso un vecchio, qui addirittura è la cima di un phon, vecchio phon, e dentro c'è un motorino ricavato da una vecchia calcolatrice elettromeccanica, un piano di roba vecchia, e ho fatto, provato così, il motorino in corrente continua, adesso lo piazziamo così, già c'è lo strobo, e praticamente andiamo a fare quello che ha fatto realmente Baird, cioè lui ha nel suo prototipo, e anche successivamente, visto che non c'erano motori sincroni affidabili, anche perché non c'era una rete elettrica affidabile, lui utilizzò i motori a corrente continua e noi utilizzeremo un motore a corrente continua e utilizziamo questo reostato messo in modalità potenziometro per il momento. Sarebbe bello fare una scatola dove poi inserirlo, sarebbe molto interessante, ma facciamo esperimenti al volo, quindi al volo proseguiamo. Questo è il nostro bel reostato, alimentiamo a 12 volts e voilà. Spengo quest'altra lampada perché ci confonde le idee e voi fate attenzione. Qui. Prego. Aumenta la velocità. Se ci fate caso, comincia ad apparire il disegno dello strobo, quasi fermo. Vedete? Non so se si vede da. Perché chiaramente dal vivo si vede, ma dalla ripresa non è detto. Questo è troppo forte. Ecco. Meglio così. Adesso si comincia un po' a vedere. Così andiamo bassi e riscompare. Adesso è troppo veloce. Ecco, che croce, la posizione giusta è questa, però ancora instabile, ancora gira. In alcuni schemi che ho trovato in rete si utilizza un potenziometro da 200 ohm. Questo è un potenziometro
sì, in questa configurazione posizionale. Adesso è quasi fermo, ricomincio a partire. È partita anche la pompa dell'autoclave che ogni tanto ci fa compagnia. Questo non è sufficientemente preciso per i nostri scopi. Adesso è quasi ferma. Non so se riuscite a vederla. Provo ad avvicinare la camera. Vedete? Adesso addirittura si è stabilizzata. Tada! Quasi stabilizzato, ho parlato troppo presto. In effetti, stabilizzare la velocità di un motore in corrente continua senza un controllo è veramente difficile. Tant'è vero che negli ultimi anni, quando hanno ricostruito, praticamente hanno fatto delle repliche dei visori bild, si sono inventati dei sistemi di stabilizzazione che fanno uso di un'elettronica piuttosto complessa. Però è pure brutto perché noi andiamo fuori praticamente dalla filosofia di ricostruire una cosa che dovremmo provare a ricostruire il più possibile come è stata fatta a suo tempo, anche se abbiamo già le difficoltà che non ci sono le valvole termoioniche, non ci sono le cellule a selenio, le lampade al neon, eccetera, eccetera. Comunque, vedete che bene o male adesso siamo quasi, quasi stabili. Utilizzando un potenziometro più preciso. Questo, insomma, alla fine è grossolano, questo era per alte potenze, questo c'ho adesso, questo usato. Ecco qua. Proveremo poi con un potenziometro più adeguato, un po' più piccolo. Sì. Questa problematica di stabilizzazione della rotazione del disco è stata una, al di là della definizione, insomma, molto grossolana, è stata una delle cause che ha accelerato la decadenza del sistema Baird, proprio perché era complicatissimo. Immaginate una persona che doveva ricevere il segnale televisivo da centinaia di chilometri di distanza, all'epoca si trasmetteva sulle onde medie, e praticamente doveva stare lì a sincronizzare il televisore, non era certo roba per tutti, insomma, via. Ecco qua, siamo ritornati nuovamente a una stabilizzazione, ma riparte. E questo è in merito al motore, così vediamo anche funzionare lo strobo, che funziona con una lampadina a LED, perché una lampadina incandescenza non ci aiuterebbe. Adesso siamo nuovamente fermi e adesso li declina un po', vediamo. Ecco. Boh, chiudiamo qui l'esperimento. Qui peraltro sono in campagna e sono evidenti gli sbalzi di tensione, sono molto evidenti gli sbalzi di tensione. Qui come si muove la pompa dell'autoclave, influisce negativamente sulla rotazione del disco. È carina perché è una situazione molto simile a quella che c'era negli anni negli anni 30, negli anni, sì, quasi, a ridosso degli anni 30. Boh, chiudiamo qui, arrivederci, al prossimo video.